Buonasera, buonasera da Simone Francescon, secondo appuntamento con Caffè Sport. I nostri ospiti di questa sera sono Giacomo Cenetti, centrocampista luparense, Mattia Regazzo, centrocampista Buonasera. Buonasera. albignasego, Leonardo Ferrato, campione mondiale under 19 palleggiatore Chioene Pallavolo Padova. Buonasera. Mattia Regazzo, centrocampista dell'Albignasego, ti chiedo, Salvatore Sullo è arrivato al Padova con molto scetticismo, nessuno lo conosceva, è stato secondo di Ventura per diverso tempo, te lo saresti aspettato così preparato e così, diciamo pure anche bravo, no? Beh, sicuramente nel momento in cui arriva un personaggio, diciamo, sconosciuto o comunque non così accreditato dagli addetti ai lavori, c'è sempre un po' di curiosità, specialmente in una piazza come Padova che ha una storia, un'ambizione importante. È chiaro che il fatto di essere partito bene, quattro vittorie, un pareggio, in una piazza così non può fare altro che magari far ricredere gli scettici e sicuramente dare iniezione di fiducia a lui, alla squadra e a tutto l'ambiente. Passiamo adesso dalla Serie D all'eccellenza, parliamo di Albignasego perché ieri ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, 1-0 contro il Borgo Ricco, vediamo i risultati nella fattispecie, prego Melissa. Abano, Castelbaldo Masi 0-2, Albignasego, Borgo Ricco 1-0, Camisano, Arcella 2-1, Giorgione, Belfiorese 2-0, Pozzonovo, Valgatara 1-2, San Martino, Godigese 4-2, Sona, Montecchio Maggiore 1-1, Santa Lucia, Golosine, Garda 2-1. Vediamo la classifica dopo la terza giornata. Camisano, Valgatara 7, Belfiorese, Albignasego e San Martino 6, Giorgione, Castelbaldo Masi 5, Santa Lucia, Golosine, Borgo Ricco e Garda 4, Sona, Abano 3, Montecchio Maggiore 2, Arcella, Godigese 1, Pozzonovo 0. Prima di vedere il prossimo turno, ricordiamo quello che è successo ieri con Mattia Regazzo, centrocampista dell'Albignasego, 1-0, vittoria sofferta, nel senso che avete giocato gran parte del match in inferiorità numerica, siete andati in vantaggio con i gol di Veronese e un minuto dopo c'è stata l'espulsione del portiere Zilio, giusto? Giusto. Sì, abbiamo giocato più di un'ora in 10 contro 11 e sicuramente questo dà valore alla vittoria, vittoria importante perché abbiamo giocato contro una diretta concorrente alla salvezza, abbiamo vinto un derby, l'abbiamo fatto di fronte al nostro pubblico Ricordiamo per che la... l'Albignasego veste la maglia granata. Sì, l'Albignasego, questa è la maglia ovviamente granata. L'abbiamo fatto di fronte al nostro pubblico, quindi per la prima volta, perché è la prima apparizione allo stadio in montagna, e questo quindi dà sicuramente valore e prestigio a una vittoria che è servita appunto a consolidare i 3 punti della scorsa domenica e ci dà sicuramente entusiasmo e tranquillità per lavorare in settimana. Ecco, state vivendo un ottimo momento, dopo la sconfitta immeritata contro la Belfiorese avete vinto il derby padovano con l'Arcella in trasferta, avete vinto contro il Borgo Ricco, soffrendo ma dimostrando di essere una squadra con gli attributi, questo se non vado errato è il gol di Veronese, eccolo qua. Ah, No, questo è il gol, prima è stato annullato per fuorigioco, è questo è il stato annullato gol. per fuorigioco, sì. Eccolo qua. Perfetto. Sì, ecco, domenica prossima andiamo a Garda, siamo in trasferta a Garda e sicuramente l'idea è quella di cercare di consolidare, di trovare una certa continuità. Siamo un gruppo, c'è più di qualche confermato, ma ci sono anche molti volti nuovi, giovani. E quindi è importante sicuramente fare risultati, fare punti e ci può dare grande fiducia, grande entusiasmo, come è successo l'anno scorso. Nessuno si aspettava nulla da noi e dopo, man mano, abbiamo trovato sempre più fiducia e una Ecco, ma quadratura. spiegaci un po', l'ho chiesto anche la settimana scorsa al mister Boscaro, a Niselli, che erano qui presenti in trasmissione, spiegaci un po' che cosa è successo l'anno scorso. L'Albignasego è partito in sordina e poi è riuscito a compiere un'impresa, direi, no? Sì, l'anno scorso siamo partiti con una squadra totalmente rinnovata, se non vado errato erano addirittura solamente due i confermati dall'anno precedente. Nelle amichevoli estive, nelle prime uscite di Coppa eravamo, diciamo, etichettati come la prima retrocessa,
In realtà, dal momento in cui è iniziato il campionato, abbiamo subito iniziato a fare risultato. Abbiamo perso solamente due partite nell'arco di tutto il campionato. Non abbiamo mai perso in trasferta. Abbiamo sofferto perché il girone di ritorno lo Spinea aveva iniziato una rimonta che a un certo punto sembrava quasi completata, ma siamo stati bravi a tenere duro e alla fine, all'ultima giornata, abbiamo Non festeggiato. a caso sono queste le vittorie più belle, quando si parte da sfavoriti, no? Sì, è sempre bello ribaltare, diciamo, i I favori del pronostici. pronostico. E ce l'abbiamo fatta, insomma, è un'annata veramente, veramente speciale, ce la portiamo dentro e ne facciamo tesoro. Ricordiamo ad esempio l'Italia dei Mondiali 82, che era partita sfavoritissima, almeno io che ho una certa età me la ricordo. Vabbè, allora vediamo il prossimo turno. Intanto ringraziamo anche Mauro Noventa che ci ha fornito queste immagini dell'Albignasego, come ringraziamo anche la redazione che si occupa di comunicazione della Luparense. A proposito, sì, avete ragione, è un refuso, è Luparense, non Luparense San Paolo. È arrivato un messaggio. Per favore togliete la dicitura San Paolo, lo chiedo gentilmente anche a chi sta in redazione. Togliere la dicitura San Paolo, è solo Luparense. Vediamo il prossimo turno dell'Eccellenza Girone A, prego. Arcella, Abano, Belfiorese, Castelbaldomasi, Borgorico, Camisano, Garda, Albignasego, Godigese, Santa Lucia, Golosine, Montecchio Maggiore, Pozzonovo, San Martino, Sona, Valgattara e Giorgione. Trasferta sulla carta insidiosa sul lago di Garda, come vedi questo match, Mattia? Beh, sicuramente sarà una partita difficile. Il campionato in realtà è un campionato abbastanza scorbutico, nel senso che la classifica, a parte che è ancora presto, quindi non ha senso guardarla ora, però la classifica non si fa mai valere, ogni partita è sicuramente una lotta, bisognerà dare il massimo. Poi la trasferta non so se sia la più lunga, ma quasi, quindi anche questo magari può influire, dobbiamo essere bravi Ecco, a... siete in un girone in cui ci sono diverse veronesi. Sì, girone delle Veronesi, un girone sicuramente tosto, insomma, se c'è una caratteristica che viene riconosciuta alle squadre veronesi è quella di avere comunque sempre un certo piglio, una certa quadratura, quindi sarà così, ma noi insomma non abbiamo paura. Ecco, rivediamo la classifica perché al comando effettivamente è una classifica ancora un po' schiacciata, no? Non è una classifica, ecco, regia la classifica gentilmente, non c'è ancora una squadra che comanda, Camisano e Valgattara a 7 punti e voi siete lì nel gruppo a quota 6. Siamo lì nel gruppone, la classifica, come dicevo prima, è ancora presto per guardarla. Sicuramente il Camisano ha fatto una buona partenza, anche essendo una neopromossa. Ci sono squadre molto più blasonate che sono partite un po' a rilento, però insomma credo che ci voglia almeno 7-8 giornate perché insomma si entri, diciamo, a regime. Quindi i veri valori, secondo me, devono ancora venire fuori. Noi speriamo di rimanere lì. Salutiamo anche gli amici di Abano Terme. L'Abano almeno per il momento non sta andando bene, soltanto 3 punti. Ricordo che è una retrocessa, ha giocato diverso tempo in Serie D. L'Abano che giocherà il derby padovano contro l'Arcella, sulla carta è una partita molto molto difficile. Sì, l'Abano l'abbiamo affrontato in Coppa, una squadra giovane, secondo me molto valida. L'Abano storicamente è una società che con i giovani raramente ha sbagliato. E adesso ci sarà un derby padovano che insomma prevederà scintille, visto che l'Abano appunto ha bisogno di punti e la stessa Arcella, secondo me, si aspettava una partenza diversa da quella che ha fatto. È arrivato inizialmente un messaggio indirizzato a te Mattia, il nostro grande mister. Poi è arrivato un messaggio anche, se non vado errato, da Vigonza. Sì. Spiegaci perché questi due messaggi. Qualche anno fa sono stato mister per 5 anni di un gruppo di ragazzini, diciamo, li ho presi al loro primo anno di calcio, abbiamo fatto 5 anni insieme e dopo ho dovuto, per esigenze, diciamo, personali, abbandonare il ruolo, però diciamo, mi mancano molto, è un'esperienza che mi porterò sempre nel cuore. Mister Boschero, è più facile fare il giocatore o fare l'allenatore?
è più facile fare il giocatore, è molto più facile fare il giocatore da allenatore, per carità, con le dovute proporzioni, perché comunque un gruppo di bambini è diverso da una prima squadra, però ci sono molte più dinamiche, molte più cose di cui tener conto. Ringraziamo Mattia Regazzo, centrocampista al Bignasego. Grazie, buonasera.